Ciao ragazzi, eccoci qui a un'altra puntata di Maggio Master System. Non ce la farò mai a ricordarmi Maggio Master System. Il gioco di oggi è Game Ground, bellissimo gioco d'azione, top down, come si dice, sono sempre professional. Eccolo qui, copertina molto evocativa, guardate che roba, bellissima illustrazione, completamente anni 90. E di Game Ground, questo è il nostro Game Ground originale, e oltre alla cartuccia abbiamo la confezione, che erano di plastica, quindi magari ok, però sono sicuramente molto più resistenti. Abbiamo il libretto di istruzioni, una volta erano così stampati in blu e sul lato lungo, praticamente molto esaustivo. E attenzione, attenzione, abbiamo anche un volantino con, eccolo qui, bellissimo, guarda, sempre no, questo effetto fantascienza del futuro, anche perché la fantascienza del passato la vedo una difficile, con tutti gli accessori per il Master System e una carrellata di giochi, così per farti assaporare che tutta la libreria di 370 giochi, non so chi ha questa fantastica console. Game Ground, dicevo, adesso facciamo subito una partita. Qui devo stare molto attento perché potrei prendermi malissimo e andare avanti all'infinito. Cosa sono i bastoncini? Assieme a 1 litro di alcool isopropilico, perché meglio un est abundare quando è difficile, mi servono per pulire le cartucce, i contatti delle cartucce, che si ossidano più o meno in maniera più o meno grave. Quindi cotton fioc, alcol isopropilico, bella strofinata davanti e dietro, perché ovviamente ha due lati, il pettine, e poi si va. Perché l'alcol isopropilico? Perché solitamente quello è l'alcol più puro che si trova in commercio e è cioè pure il 99%, mi pare questo 99,9%, quindi vuol dire che non lascia praticamente impurità. Si può anche fare col normalissimo alcol denaturato, ma io preferisco l'isopropilico per i contatti elettrici, che anche ovviamente dopo tende un po' a seccare, quindi insomma, vabbè. Welcome to Game Ground, Round 1, The Primitive Age, stage numero, e qua possiamo scegliere, attenzione. Possiamo scegliere gli stage del primo round, dall'1 al 10. Il 10 è lo stage del boss. Perché possiamo scegliere gli stage? Adesso lo vedrete. Come funziona Game Ground? Cosa c'è dietro a Game Ground? Vado a memoria perché potevo leggere in manuale, ma preferisco fare le cose così nature. Mi sembra che si sia una specie di gioco, tipo una specie di Hunger Games, una roba del genere, no, molto meno difficile. È un gioco dove, questo gioco diviso appunto in aree geologiche, no? In età, diciamo, in età storiche. Ma come tutti i bravi poi giochi, il computer che comandava tutta la faccenda è impazzito e ha tenuto imprigionati tutti i partecipanti che c'erano in quel gioco, e li abbiamo visti, sono sotto forma di quell'iconcine che abbiamo raccolto. Ogni icona rappresenta l'arma che può utilizzare questo personaggio. Noi, muovendoci a sinistra e a destra, possiamo scorrere fra i vari personaggi. Ogni personaggio ha un attacco primario e un attacco secondario. Solitamente quello che ci interessa è l'attacco secondario. E allora, qui per esempio abbiamo il lanciere, diciamo, ok? E ha come arma principale questa, come lancio secondario proprio fa la parabola. E ci viene comoda perché qui per esempio c'è questa barriera, ma noi andiamo a colpirli, ecco qui, in maniera parabolica, non, andiamo qua, andiamo a colpire un po' di cattivi. Qui purtroppo sono messo un po' male. Lo scopo ovviamente del gioco sarebbe quello di raccogliere tutti i, come si chiamano, i prigionieri, raccogliere tutti quanti. Perché? Perché così abbiamo un sacco di personaggi che ci possono essere utili per andare poi a sconfiggere il Game Ground, il computer che comanda. No, Game Ground è il nome di questo gioco allucinante.
il computer che comanda questa cosa. Questi sono tiri parabolici, quindi io posso passargli qui. Per finire uno schema ho due possibilità: o li faccio uscire tutti, porto tutti quanti i miei personaggi all'uscita, o uccido tutti i nemici. Ovviamente il problema è che, ecco, questo per esempio ha le bombe a mano, quindi io col secondario posso, lo lancio, e qua. Mentre invece il primario è sempre, diciamo, il fuoco singolo la maggior parte delle volte. Se uccido tutti ho uno special bonus, altrimenti se esco tutti perdo lo special bonus, però magari posso metterci meno tempo e quindi magari potrei avere un time bonus più avanti. Basta, cioè alla fine è qui. Questo qui si può giocare in due, ovviamente in due, figata incredibile, cioè. E capite benissimo che il fatto di avere, di poter rifare i livelli permette di accumulare, di omini, insomma, di accumulare personaggi. Perché se magari giochiamo in due, per esempio, ovviamente i personaggi da raccogliere è sempre singolo per livello, e allora magari si rifà per averne uno a testa, oppure magari perché voglio averne più io, tipo, non so, magari trovo quello tipo col boomerang, e allora dico, ma sai cosa, quello col boomerang me lo voglio prendere un paio di volte perché, eccolo qui. Se muoio, purtroppo, io torno, diciamo, icona, ed è un grande casino, perché purtroppo esiste solamente cioè, posso morire, se io morissi un'altra volta, ora, vai. Rifacciamo. Io adesso qui sono morto una volta e sono diventato una specie di bidone circa, ok? Se fossi morto un'altra volta, la mia vita precedente sarebbe sparita. E questo è un grave problema, perché vuol dire che appunto mi sarei trovato con un personaggio in meno e quindi avrei dovuto, insomma, andare a rirecuperarla, eccetera, eccetera. Però easy, anche questo. In alto a destra come TM c'è il tempo e la parola sotto che è EM sono i nemici, enemy, sono i nemici che mancano per finire appunto lo schema. Qui, guarda che bella, che belle mattonelle. Ma voi lo vedete molto meglio su da lì, gli sbrisigolini, come si dice dalle nostre parti. E questo è. Ma può sembrare un po' lento. Adesso qui lo porto fuori. Io vado con questo, vediamo un po'. Può sembrare un po' lento come gioco, ma vi assicuro che è veramente, veramente bello. Invece, adesso non posso farvi vedere tutti gli schemi, perché comunque ho un long play di Game Ground. Io credo che paio d'ore. Un'oretta e mezza le dura, quindi insomma, veramente non mi sembra proprio il caso, ma siamo già 8, quanto siamo? Stiamo scherzando, ti faccio vedere uno dei boss e poi basta, cioè. Eccolo qui. Ovviamente qui non c'è uscita, quindi tutti i personaggi che muoiono in questo livello rimangono morti per sempre. Ecco qui, per esempio questo se n'è andato. Io di solito la tecnica che usavamo io e mio fratello è quella di giocarci personaggi, quelli proprio sacrificabili, qui, e tenere quelli più forti avanti, perché ce ne sono di fortissimi, sono quelli con lanciamissili, con lanciafiamme. Let's pick up the pace, round 2, di Middle Ages. Ovviamente ogni schema ha le sue musiche. Questa cosa. Eccezionale. C'è anche per Mega Drive. Mi sembra abbastanza difficile, ma poi è stato convertito anche per altri computer. Ce n'è uno forse per. Può essere lo Sharp X68000, mi pare, che è una musica fuori di testa, vero quello? E qui il ninja me lo ricordo molto forte, veramente molto forte, però questa è un'altra storia. E vi do appuntamento al prossimo episodio di questo maggio Super NES. E vabbè, alla prossima, ciao!